Manin Carabba, che era stato uno dei più giovani collaboratori del ministro Giolitti al Ministero della Programmazione Economica ed è attualmente consigliere del CNEL. Pronto? Tre temi che saranno tutti e tre, i secondi due anzi sono concentrati sul primi sei mesi del centro-sinistra, del primo governo Moro, e dando uno sguardo alla legislatura 63-68. Non vado al di là di questo periodo. Devo dire che di quello che ho sentito, mi pare da Ignazio, concordo sul fatto che le due legislature più rilevanti nella storia della Repubblica sono quella di Gasperiana 48-53 e, contrariamente a quanto pensa per esempio Ernesto, è quella Mennini 63-68, ricaduta di forma oltre, insomma. Allora, primo punto, che è di, secondo me, di attualità per la situazione assai poco bella dell'attuale Partito Democratico. L'incontro fra socialisti e cattolici, che dette luogo dopo le vicende politiche che tutti conoscono, che sono state ricordate da storie e reti, da quelle che abbiamo preceduto in mattinata, che portò prima all'appoggio esterno a Fanfani e poi al governo Moro, e che ebbero certamente una spinta determinante dai fatti attorno al governo Tambroni, l'accelerazione, fu di particolare approfondimento. Cioè, mentre oggi faccio questo parallelo in due parole per quello che vale, io non riesco a vedere alcun profilo politico-culturale che unisca coloro che vengono da esperienze post-democristiane che sono entrate nel PD e le altre componenti del PD, non vedo nessuna amalgama politico-culturale. Invece il centro-sinistra Moro-Menni nasce da un approfondito periodo di elaborazione politico-culturale. Dal lato del riformismo socialista, per cui appunto le paure erano ingiustificate, ci sono le riviste intanto di quelli che sono usciti dal PC nel 56, passate e presente, Giolitti, Tempi Moderni di Onofri, c'è un'elaborazione bella, certamente il linguaggio è un linguaggio che ancora parla delle forme di struttura, ma è la prima rottura della monolitismo, del dogmatismo ideologico, di un modo con cui l'intera sinistra, compresa quella socialista, si era fondata su una lettura scolastica e dogmatica del marxismo. Sono vere svolte. Nella Democrazia Cristiana, senza dubbio, due San Pellegrino, il primo dominato dalla relazione di Saraceno, il secondo dall'intervento di Andreatta. E una tessitura Moro-Menni per ricavare conseguenze politiche da questa elaborazione culturale che è di altissimo e nobile profilo. Sono completamente in disaccordo anche per il seguito sulla ingenerosa giudizio di Piero Ignazi su Moro, rubando la battuta che è nata chiacchierando in platea, se Moro fosse quello di cui ha parlato Ignazio non l'avrebbe ammazzato. Moro è una persona che aveva una grande visione anche nella fase di cui era mio capo di costruzione del primo centro-sinistra. E anche, e ora vengo poi al problema, nel PC ci sono due relazioni di Amendola,
una al convegno delle fabbriche che si teneva ogni due anni, deve essere del 61, e una poi, o del 60, non ricordo, e poi quella, un grande convegno dell'Istituto Gramsci sulle tendenze del capitalismo italiano, in cui si contrappone una relazione socialdemocratica di Amendola a una relazione, diciamo, su posizioni di alternative legate ancora alle concezioni delle riforme di struttura nel senso più paleomarziano del termine di Bruno Trentin. È un convegno dove sono proprio separati, relazionalmente da quella di Trentin, sono due cose contrapposte. Poi Amendola avesse un'altra linea politica sul fronte della politica estera, un'altra cosa, e della sufficienza dell'Unione Sovietica, ma come, diciamo, proposizione di politica economica è uno sforzo notevolissimo. Secondo punto, i sei mesi del primo governo. In questi sei mesi c'è una dialettica molto tesa tra Lombardi e Giolitti, però bisogna dire che anche al di là delle parole, su questo non sono d'accordo con Ernesto Galli della Loggia, Riccardo Lombardi è l'uomo che fa un grande intervento parlamentare di apertura verso l'Europa, quando questa è un'eresia, l'adesione alla MEC, conduce la battaglia per la nazionalizzazione dell'industria elettrica con grande cautela. Io allora c'era un clima giacobino nel 2006, quindi partecipai accanto a Riccardo a incontri che non erano del mio rango con lo Stato Maggiore dell'IRI, come Riccardo rifiutò l'irizzazione e andò verso la costruzione della fabbrica corporea dell'NL, ma con accettando un compromesso sugli indennizi e poi la grande di cui Lombardi era il portatore politico, ma la fucina intellettuale era a Firenze, a casa di Pippo Codignola, la scuola media unica è una rivoluzione. Chi ha la mia età sa che come la scuola elementare prima era come quella di cuore degli amici, tu perdevi gli amici dei ceti sociali inferiori in quinta. Quando loro facevano la licenza elementare, tu andavi all'esame d'ammissione. Era una divisione di classe che cominciava a 10 anni. Questa che fa, che è portata avanti dai socialisti, però con lucido sostegno di Fanfani, c'è una cosa straordinaria. E di quelle riforme che cambia la vita, cambia la società, cambia il tessuto sociale. E fa parte di questa prima fase del centro-sinistra. Non sono d'accordo per mettere una rottura fra il governo Fanfani e il governo Moro, perché dietro a tutto questo c'è la segreteria politica di Moro e una lucida visione dell'allargamento della base della democrazia italiana, che Nenni condivide in più, come chi conosce Nenni, chi era accanto a Nenni allora, sempre il nostro amico Pedro Longo, sa con l'ossessione del diciannovismo, cioè il terrore di quello che era accaduto quando ci fu il mancato accordo con Togliatti, che era vero. Nenni, io l'ho incontrato 3 o 4 volte in quel periodo, gli portai io la bozza di programma elaborata da Giolitti nel maggio e parlava del 19, basta. Forse già allora, già nel maggio si cominciavano a sentire i tentennanti sciabole che sarebbero poi. Allora, l'appiattirsi nel definire la posizione di Lombardi e Giolitti, che tra l'altro si stava dividendo, come legata a un mondo paleomarxista con la concezione togliattiana di forma e struttura, non è vero. Basta leggere appunto le collezioni di passato e presente, di tempi moderni, i contributi che dettero in quel periodo anche Francesco Forte, Onofri, Luciano Carfagna,
passato e presente, no? C'era la città, lo stesso Giorgio Ruffolo, c'era l'accettazione dell'economia aperta, c'era l'accettazione di una società pluralista sia dal punto di vista dei centri democratici di decisione, sia dal punto di vista del rispetto dell'autonomia dell'impresa privata. Insomma, la costruzione che identificava le posizioni della programmazione giolittiana e anche delle riforme lombardiane a una forma quasi a modelli dei programmi quinquennali stalinisti è una pura e semplice fesseria. Cioè non ritengo assolutamente che sia suscettibile di discorsi, è una sciocchezza, non è vero. Tant'è vero che si riuscì in quel periodo, il congresso socialista dell'ottobre 63, che poi portò la scissione del Sud, di cui non parlo per una pagina sporca, se fu finanziato da tutti i poteri forti, perché si decise che si voleva sì ma non si voleva mezzo. Anche con ragione forse, ma insomma le modalità che io ho vissuto sono molto brutte, lo sapeva anche Lelio, che era la figura più, Lelio Basso e qua erano gli intellettuali veri, quelli che gli autori intellettuali della scissione, che se ne andavano, perché la scissione, devo dire, un nobile discorso di Togliatti, sarebbe una grave iattura per la classe operaia la scissione in occasione della fiducia al governo. Però quando i comunisti videro che il partito poteva andare in mano a Basso e qua, mandarono due loro impiegati, Schetti e Valori, a governare quel partitino che ha avuto poi una fine ingloriosa, che la sua origine, a cui la sua origine gli dava il destino che meritava. Allora noi in quel periodo facemmo con Silo Sefua, che era i due economisti di riferimento, una cosa eversiva nella cultura di allora, della sinistra. A quel congresso fu presentata una nota congiunturale, il cui Giolitti diceva che era una fregnaccia la polemica contro la, scusate, scadere del termine, del linguaggio, che era una sciocchezza, la avversione dei movimenti di sinistra non occupasse la congiuntura del breve periodo. Nel breve periodo c'è bisogno, bisogna capire come il problema del breve periodo si profilava alla fine del grande ciclo del. E allora qual è il punto, qui non posso fare una cronaca, tra l'altro io so che è di cattivo gusto, ma come cronaca, perché non le ancora non dico meno. Io ho scritto nel 77, ho pubblicato nel 77 con la terza un libro intitolato Un ventennio di programmazione, che è una, insomma, segnalo come fonte di documentazione per quel periodo, soprattutto per il periodo 63-68, perché di prima mano avevo gli archivi di Giolitti, il mio e quello di Cafagna e quello di Ruffolo, che insomma una testimonianza di quello che è accaduto in quel periodo, in quel mio libro c'è, cioè, ecco, è materiale, molto a volte grezzo, con qualche fesseria che ho aggiunto io di commento, ma insomma è materiale buono. Allora, il punto cruciale anche nei rapporti col PC è quando nel maggio, avendo finito la bozza del programma economico nazionale, che avrebbe dovuto presentare poi al CIPE, al Consiglio dei Ministri, il CIPE non c'era ancora, Giolitti scrive un memorandum ai sindacati. Memorandum che era basato sulle idee di Franco Modigliani, che aveva scritto un bellissimo libro sulle relazioni industriali, pubblicato per l'appunto nella collana Einaudiana diretta da Giolitti. E ci lavorarono fondamentalmente Modigliani, Silos, Fuà, che poi memoravano noi, ma in bottega. Il memorandum proponeva uno scambio politico, la garanzia di un'evoluzione
positiva in termini reali dei salari e una politica dei redditi non meccanicamente ancorata a parametri quantitativi, ma legata all'impegno dei sindacati di considerare i profili di produttività in sede di contrattazione decentrata. Terzo, la richiesta pressante al sindacato di contrattare con il governo i termini per la costruzione del governo. Perché dico la costruzione? Oggi bisognerebbe dire per la ristrutturazione. Perché il miracolo economico lascia la differenza tra la nota aggiuntiva della mappa, che forse letteralmente è il più bel documento, prima che esce col governo normale. E il piano Giolitti è che nel programma di Giolitti, e in questo memorandum, emerge un'importanza, noi usiamo la parola allora, secondo me tuttora corretta, di impieghi sociali di rendita, perché investire erano in casa e scuola ospedale, e consideravamo essenziale l'aumento degli impieghi sociali, perché naturalmente in quei settori è sbagliato considerare solo gli investimenti, la spesa corrente, la ricerca o nella sanità, è buona quanto, se è buona è buona, non si può limitare il buono agli investimenti. E quindi diciamo, il contributo del piano Giolitti rispetto alle precedenti idee riformatrici importanti della sinistra, il compagno dell'Iseo, delle riviste, la nota della NATO, eccetera, è l'accento sull'impegno sociale del reddito e sulla costruzione del welfare. Ultimo punto e concludo. Fu un errore quello di Giolitti che lasciò il governo con la crisi del luglio. Questo è veramente segno di poi, ma sta scritto pure. Anche se io, che riusciamo la magna, lo dicevo a Giolitti anche a quelli. Il sodalizio ideale, quello personale, sempre è stato di stima e di affetto fra Giolitti e Lombardi. Ma il sodalizio politico-culturale ideale si è rotto durante i primi sei mesi del governo Moro. La direzione di Riccardo all'Avanti, dove in quel periodo scrissi anch'io alcuni fondi sull'Avanti, che segnala i futuri studiosi delle idee di Hubert Merkel, era di attacco. Giolitti cercava un compromesso, per esempio, sulla legge urbanistica, perché sulla legge urbanistica noi ci rendemmo conto, tra l'altro con riunione a casa di Ernesto Rossi con Paolo Siro Slavini, che era anche meno di fesserie, che cioè l'esproprio centralizzato era una fesserie. La cultura dei giovani urbanisti che spingevano sede prima donna e gli ormai diciamo un po' sono anche i grandi maestri dell'urbanistica italiana, siamo nati Cenato e Guaroni, c'erano delle fesserie. L'esproprio generalizzato era una fesseria, non è una cultura della destra democratica. E fece benissimo poi Mancini a riprendere il filone della legge 167 sull'edilizia economica popolare e con la legge Conte. Quindi il sacrificio di Giolitti, che per benissimo, per non comparire, tradire Riccardo nel momento in cui si trattava di restare al governo, fu una sciocchezza. Tant'è vero che se ora, questo veramente concludo, io dico questo, se si guarda con, per citare Togliatti, per un giudizio equanime, il famoso saggio di Togliatti su Pena, un giudizio equanime sul 63-68, su Moro Nenni, deve riconoscere che se anche le realizzazioni sono in parte successive, però la carica, la spinta, le idee politico-culturali sono tutte in quella incubazione del primo governo Moro dei primi sei mesi del 64 e nell'opera di Giolitti a quel tempo.
sono gli anni in cui si costruisce il welfare in Italia. C'è la legge della riforma ospedaliera, ma erano enti ecclesiastici gli ospedali. Ci sono le leggi sulla previdenza, c'è la giusta causa che è già fatta sotto il governo Fanfani e Gino passa dalla giusta causa a lavorare per quello che diventerà dopo lo statuto dei lavoratori. C'è l'istituzione dei comitati regionali della programmazione economica che furono non a caso presieduti da Bassetti in Lombardia, da Fanti in Emilia, da Lagorio in Toscana, cioè da quelli che sarebbero poi diventati presidenti delle regioni. C'è un lavoro concreto di preparazione attiva, non solo delle leggi ma dell'attività delle regioni. Insomma, secondo me, io quindi ritengo assolutamente sbagliato, perché la storia è fatta di meccanismo, ora io parlo del 63-68 di ciò che poi ne è nato, e non si vuole un fallimento, la parola fallimento è come se si attribuisse a fatti posteriori di 20 anni il cattivo esito della politica. Il centro-sinistra realizza il miracolo sociale con la costruzione delle basi del welfare dopo il miracolo economico italiano, e quindi è un periodo che insieme alle date giovanili, alla prima legislatura della Speriana, ci metto come perla la legislatura 63-68 di Moro e Nenni, è un grande periodo. Concludo, ora guardavo Macaluso, dice, torno indietro al memorandum. Il memorandum ai sindacati per un patto sociale, diciamo, alla Momigliano, il sindacato stava prendendolo in considerazione, intervenne il PC per ragioni puramente politiche, sugli atti, per quella che poi Campania ha chiamato la strategia dell'obesità, cioè fummo lasciati solo nel momento in cui venivamo poi dopo fatti la politica dei comunisti era dire sempre che avevamo avuto ragione quando avevamo perso, cioè prima ci lasciavano massacrare dalle truppe avversarie, lasciandoci nella pianura senza difese, con la testa democristiana ed economica cinifragliata, sterminandoci, e loro stavano zitti e fermi. Poi, 6 mesi dopo, dicevano, quanto avevano ragione i socialisti, intanto erano dei morti. Però resta che la prima legislatura del centro-sinistra con Moro e Nenni è uno, ripeto, dei grandi periodi di crescita della società italiana, e quella di fondazione del welfare dopo il miracolo economico è l'opposto del fallimento. Ringraziamo Manin Carabba per la sua appassionata ricostruzione e darei la parola per il secondo intervento a Giuseppe Berta, storico dell'economia e dell'industria all'Università Bocconi di Milano. Grazie. Allora, perché non ha funzionato questo modello di programmazione? Perché non si è pienamente configurato? Credo che sia questa la domanda. E per cercare una risposta, proseguendo alcune delle indicazioni che ho fornito adesso, anche i riferimenti e alcune personalità della cultura economica, io credo che dobbiamo fermarci su 3 punti, su 3 aspetti, sono 3 gli assi che dobbiamo seguire. Il primo è il cambiamento economico del sistema imprenditoriale, che non ha favorito certamente il modello di programmazione. Il secondo è il rapporto con i sindacati e col tema sindacati e produttività, che restano una questione centrale. A me succede in questo mese soltanto di andare a 3 in convegni sul tema sindacati e produttività, segno, sintomo che è un nodo irrisolto nella nostra vicenda economica e politica. E il terzo, cruciale, è il tema dell'amministrazione. Provo a fare qualche breve considerazione su tutte e 3 questi versanti. Il centro-sinistra giunge alla fine del cosiddetto miracolo economico, no, quando il miracolo economico si è ormai esaurito. Come leggiamo, questo è per me la domanda fondamentale,
su questo aspetto, il miracolo economico. C'è chi dice, la grande crescita di un paese, no, che eguaglia in un certo senso l'andamento degli altri paesi che, come è stato detto, hanno perso la guerra ma vinto la pace, cioè la Germania federale, il Giappone, quasi addirittura in alcuni anni la crescita del PIL superando la Germania e ponendosi soltanto al di sotto delle soglie raggiunte dal Giappone, e chi invece come me insomma, ha più dubbi, cioè, non è che questo paese sia cresciuto in modo straordinario preparandosi agli assestamenti successivi che sono poi mancati, no? C'è chi parla, me l'ha fatto Mario Pirani in un articolo su un mulino, mi sembra il del 91, un approdo mancato, un approdo che non c'è stato. Noi non ci siamo allineati al Giappone, alla Germania, pur avendo avuto una dinamica di crescita quasi altrettanto intensa o altrettanto intensa. Come mai? Beh, la mia spiegazione da questo punto di vista è molto semplice. Io tenderei a guardare non a quello che non è stato, ma a quello che è effettivamente stato. Io ho l'impressione che il nostro paese, negli anni che vanno dalla ricostruzione appunto ai primi anni 60, spari, diciamo così, tutte le cartucce che ha a disposizione. Del nostro sistema imprenditoriale, lungamente compresso, negli anni 20, in particolare negli anni 30, poi nei limiti anche ma i vantaggi della tecnologia, acquisisce una serie di dotazioni e di capacità, diciamo, che per la giusta per capabilities, che vengono spese tutte nel momento in cui l'Italia entra nel sistema economico internazionale, grazie alla nuova alleanza atlantica. Allora, il miracolo, che cos'è? È una molla lungamente compressa che si libera e libera tutte le energie che ha accumulato nel tempo. Però libera delle energie che poi non si riproducono, si spendono tutte, almeno per una gran parte del nostro sistema imprenditoriale, per una gran parte del nostro sistema delle imprese, che dà sfogo a tutto quello che ha, mette in campo tutte le proprie dotazioni, dopodiché non è presente altro. E questo si lega al passaggio degli anni 60. Quando incomincia a crescere la pressione sindacale, da 60 in avanti, 60, la Polonia, poi 61, l'edificio di Val di Susa, riscoperto l'edificio di Gita, del Zapponero, 62, lo sciopero della Fiat, della Olivetti, del sistema delle imprese pubbliche, delle meccaniche e siderurgiche pubbliche. Bene, questo cambia, no? Fa lievitare i costi del lavoro in una maniera che pone, come ha scritto Michele tante volte abbiamo parlato, no? Fa lievitare il sistema dei costi di fronte a imprese che non hanno la capacità di recuperare sul piano della competitività, che non ce la fanno più. Un esempio per tutti, i più grandi edifici italiani, gli edifici viventi di Biella, incominciano dal 61, 1961, al 72, una decadenza totale. Questo che è il primo gruppo straniero d'Italia, che se non abbiamento, se ne tracolla. E al posto delle grandi concentrazioni di fabbriche con migliaia e migliaia di addetti, c'è un sistema di piccole e medie imprese. Allora, quella imprenditorialità non è in grado, non regge semplicemente, non c'è più, reggono le grandi imprese pubbliche e private che accettano questo meccanismo di questi costi e puntano sull'innovazione, l'internazionalizzazione, ma sono pochi, abbiamo detto Fiat, la solita Olivetti, la solita Fincida, accettano la sfida sindacale e pensano in particolare quella pubblica alla contrattazione articolata. La contrattazione articolata dovrebbe servire nel disegno originale, a quei tre livelli, di azienda, di settore, di categoria, a riportare in linea dinamica della produttività e dinamica del salario. Non funziona. No, non ha funzionato. Questo è un passaggio che non ha funzionato. E vedo il secondo punto. Io accolgo i sindacati. Poteva essere diverso. Allora, c'è una componente sindacale che prova a costruire questo terreno ed è fondamentalmente la CISL, la
chiesa di Giulio Pastore, la chiesa del suo ideologo, professor Romano. Ecco, questa chiesa che aveva già guardato alla modernizzazione del 1950 e che aveva teorizzato nel 1953, con l'annunzione di La Dispoli, la presenza del sindacato in fabbrica, ma un sindacato che fosse, come dire, non tanto un contropotere dell'autorità imprenditoriale, ma un parte, sono i discorsi che oggi il sindacato dell'autopreditano, una parte dinamica per elevare insieme produttività e salario, ma è un disegno che trova scarse radici. E qui c'è invece il discorso della CGL. Ecco, io sono stato molto contento, anche perché lo considero uno dei miei maestri, Franco Migliano, con cui ho discusso moltissimo di accettare queste cose. Ha scritto un libro più bello, secondo me, su questi temi. I sindacati, con questo tecnico di programmazione, quel libro del 66, quella cosa con qualche memoranda. Appunto, quello è la soluzione più intelligente che aveva trovato. Qual era? Era. Mobiliano dialogava con il sindacato, dialogava con il sindacato, aveva rapporti di amicizia con Vittorio Fuori, con Bruno Trentin, venivano dalla stessa matrice, e l'aro peronista del Portuzio, durante la presidenza. Allora, che cosa fa? Cosa cerca di fare con Mobiliano? Da quell'avamposto di una grande impresa di trasformazione come la Comiretti, che ci studi poi delle grandi imprese a tutte volte un po' importanti, c'è il bel libro su questo, un giovane studioso, Fabio Lavista, che ha esaminato il rapporto tra gli ultimi studi delle grandi imprese e il disegno della programmazione. Mobiliano ha fatto l'unica cosa che si poteva fare in quel momento francese, cercare di convincere i sindacati, come dire, a farsi forte della loro autonomia e a programmare i loro cicli rivendicativi. Dunque non subendo le linee della programmazione economica passivamente, ma proponendosi come soggetto che autonomamente decideva l'andamento delle rivendicazioni, cercando di rapportare ad alcuni valori economici sia a livello di impresa sia a livello di sistema. Non funziona questa cosa. Ecco, io anch'io ho letto delle volte gli atti del celebre convegno sul capitalismo italiano del 62. Ed è vero, no? È un convegno che ha due anni, c'è il tentativo di Amendola, Amendola dialoga col governo, in particolare la mano, è uscita prontamente, non aggiuntiva e così via. E poi c'è invece l'altra anima, che è quella di Bruno Trentini, che ha il problema di dare una sponda alla ripresa sindacale dal basso. Anche con questo abbiamo discusso tante volte con Bruno Trentini di queste cose. È un sindacato debole. Il sindacato negli anni 50 era debolissimo perché prevaleva la domanda sull'offerta di lavoro. Il sindacato, guardate, non negozia più il contratto dei metalmeccanici dal 48-59, lo rinnova con una commissione tecnica nazionale, senza un nuovo sciopero. Allora, c'era una debolezza oggettiva che c'era stata nelle fabbriche, una condizione dura nei confronti della CGL, certamente di discriminazione e così via. Tutto questo fa sì che il sindacato arrivi debole al 62. Quando si manifesta la conflittualità nel 62, come sarà esattamente in maniera ancora più forte nel 69, che altro fa il sindacato se non cavalcare l'onda per tornare in fabbrica? Cioè non è un sindacato che ha la possibilità di governare il movimento conflittuale, e può solamente sperare di crescere sull'onda del conflitto. E questo spezza la radice, secondo me, e quelle possibilità di quel tempo detto. Ciò anche in un affinatissimo disegno elaborato da Franco Mobiliano, che poi si confrontava con queste persone sistematicamente, con Vittorio Fuoco, con Trentini, e non poteva funzionare all'interno di questo schema. Il terzo e l'ultimo punto, cruciale e forse più attuale, è il rapporto con l'amministrazione. Io quando Michele abbiamo presentato l'ultimo Nadia Pimpinelli, che è penultimo adesso ci va, quello con i documenti del primo governo di centro-sinistra,
siamo, io credo tutti noi che abbiamo letto attentamente, siamo anche colpiti da una cosa, dal fatto che si scopre che nella stanza di Buttoni, per usare celebre espressione di Nenni, si scrive col pennino tra le mani. Cioè un sistema, l'amministrazione pubblica non ha le competenze e non ha nemmeno le condizioni per acquisire le competenze necessarie allo scopo di dare una consistenza e dare un'anima alla programmazione economica. La cosa drammatica che mi ha colpito leggendo, è bella la sequenza in questo annale per Guglielmi, è il senso quasi sconforto che prende la componente autenticamente, come dire, quelli portatori delle idee di riforma di cui si è detto, che sono a contatto con un sistema statale che quanto di più lontano si possa immaginare dalla possibilità di implementazione di quelle idee e di quelle politiche. Ecco, io allora, i tre assi secondo me sono tutti importanti. Il sistema imprenditoriale, beh, insomma, abbiamo parlato più recente e l'ha fatto Ernesto Guarino La Loggia qualche giorno fa, dicendo che cosa è stato capito di sottolineare. Il rapporto sindacale di continuità, ahimè, resta nelle agende di convegni e lontano da ogni efficacia pratica. E però il tema più grave è che non c'è il controllo dell'amministrazione, cioè non manca questo nesso che invece è stato cruciale, dove la programmazione nelle sue varie declinazioni ha funzionato, dalla Francia alla Germania, la stessa Inghilterra. Lì c'era un nesso forte tra l'alta burocrazia e i disegni dei programmatori. Questo è evidente nella Francia di vario del commissario Plan, è evidente nel tipo di governo di Howard Wilson, no? Se voi pensate appunto anche il supporto tecnico che trova Wilson nel 67 al momento della svalutazione della signorina, anche sulla sposa di Merchant Bankers, c'è la bella biografia che Neil Ferguson ha fatto di Warhol, di Sigmund Warhol, e che fa vedere come il legame che c'era tra la City di Londra e Wilson di fronte al presidente lì. La Germania, non parliamo, perché non è neanche da ricordare, l'Italia invece nasce, come dire, impedita proprio su questo cardine fondamentale. Allora, le tre dimensioni di crisi sono tutte molto importanti. Per parte mia, oggi come oggi, di fronte ai problemi che abbiamo, il titolo è mettere l'accento soprattutto nel rapporto con l'amministrazione. Grazie. Ringraziamo Giuseppe Berta e darei la parola per l'ultimo intervento di questa sessione a Simona Colarippi, docente di storia contemporanea presso l'Università di Roma la Sapienza. Allora, io sono d'accordo con chi oggi e tanti dagli anni a Carabba hanno detto, ma perché parlare di fallimento? Scusate se torno anche un po' sulla tavola rotonda di stamattina. No, forse non si può parlare di fallimento, si può parlare di fallimento solo in relazione a quali erano le grandi aspettative che il centro-sinistra aveva suscitato. In realtà hanno sottolineato in tanti i cambiamenti della società che sono stati, che avvengono grazie ai governi di centro-sinistra o quantomeno in misura molto più vasta. È chiaro che la riforma della scuola è fondamentale, poi è una scuola media che è stata lasciata morire o a cui non è stato dato poi l'impulso che doveva avere, perché ultimamente una delle grosse ragioni, però che delle ragioni di un declino italiano è proprio, va anche ricercato a mio giudizio sulla scuola. Dico comunque, è chiaro, è un cambiamento straordinario, è un cambiamento se si vuole molto più incisivo rispetto pure a una
spinta di riforme che è stata fatta a partire dal 1945 in poi. Non è che i governi centristi e anche i traballanti governi centristi della seconda legislatura non avevano portato delle riforme. Qualche riforma c'era, senz'altro. Comunque l'idea della pianificazione, della programmazione c'è già nella riforma Vanoni, no? Nel piano Vanoni. Quindi sì, a mio avviso va rivalutato, ma va rivalutato forse il centro-sinistra, comunque non va considerato un fallimento, proprio per quella stagione culturale che ha accompagnato la nascita del centro-sinistra. Ha ragione Berta a dire, ma in realtà poi il centro-sinistra comincia quando la grande fase di crescita si sta molto riducendo, ma tutta la fase precedente, è stato sottolineato questa mattina, vale a dire tutto il laboratorio del centro-sinistra che si mette in moto a partire dal 1953-54, perché corrisponde con la fase di distensione internazionale, e tutta questa fase è una elaborazione culturale realmente importante. Non posso altro, facciamo, ovviamente qui sono stati citati i convegni di San Pellegrino, i convegni dell'Eliseo, gli uffici studi industriali che sono importantissimi, che a volte vengono invece messi da parte, mentre sono dei laboratori di un'importanza estrema. Una stagione quindi culturale vivace, che tra l'altro attira anche l'attenzione degli osservatori esteri, ma soprattutto una stagione culturale il cui peso, a mio avviso, va valutato sull'assenza di una stagione culturale quando alla fine degli anni 70 l'Italia si ritrova ad un'altra svolta, altrettanto forse più incisiva, di cambiamento generale del mondo, dell'economia, della società. Ecco, se noi pensiamo al vuoto culturale, tranne per piccoli, ristretti gruppi di intellettuali, al vuoto culturale degli anni 70, al vuoto culturale politico degli anni 70, dove non si riesce a capire i cambiamenti che stavano avvenendo nel mondo e in cui l'Italia era ovviamente convinta, beh, allora rimandiamo quello che è stato fatto, perché in realtà i protagonisti del centro-sinistra, intellettuali e politici, e sottolineo il fatto politici, sono estremamente attenti, lo colgono in parte questo cambiamento. A mio giudizio, mi pare che dove è meno conto è proprio invece nella grande forza di opposizione del Partito Comunista. Certo che poi c'è il convegno delle fabbriche del 61, certo che poi c'è il convegno di Gramsci del 62, ma siamo nel 61 e nel 62. Cioè il ritardo è un grande ritardo, adesso non per raccontare piccoli episodi, ma a me Riccardo Lombardi mi raccontava sempre che quando intorno al 1957 lui e Foas erano andati a fare dei comizi a Torino e giravano con una pesantissima macchina per la periferia torinese e guardavano che cosa stava succedendo nella periferia torinese, dicevano, ah, e questo per il Partito Comunista sarebbe l'ultima fase del capitalismo. Cioè c'è un ritardo, un grosso ritardo. Per essere molto breve e riprendere anche però un problema che ha accennato Berta, cioè non solo l'ha accennato, secondo me l'ha messo proprio nel piatto quando ha parlato dell'amministrazione, però partirei dall'osservazione di Mariuccia stamattina, dicendo che in cui commentando il discorso di Nenni saremo tutti più liberi nel momento in cui arriva al centro-sinistra, ha sottolineato quanto importante fosse il problema della democrazia, vale a dire come il centro-sinistra non era solo un nuovo meccanismo di governo per governare la trasformazione sociale della società, ma portava in primo piano il discorso delle istituzioni e della democrazia. E questo però a me fa ricordare anche alcune osservazioni che c'era con Ignazio e con Pompini, abbiamo fatto proprio pochi 15 giorni fa a Bologna, in cui per
piuttosto importante sbalzare quanto avviene in Italia in questi anni sulla base di quanto avviene negli altri paesi. Giuseppe aveva proprio sottolineato questo. Uno dei grandi problemi è che mentre il welfare state in Europa si sviluppa sulla base di una rivisitazione proprio della democrazia, inteso una rivisitazione del ruolo dello Stato, cioè si parla di reinvenzione della democrazia nel 1945 e cambia appunto il ruolo dello Stato, cambia il ruolo dello Stato perché è uno Stato che, la cui legittimazione passa per l'assicurazione del benessere ai cittadini, e questo viene reso compatibile, questo ruolo dello Stato, l'interventismo dello Stato reso compatibile con la democrazia. E a questo punto però noi ci dobbiamo chiedere se i protagonisti politici italiani, qual era il loro rapporto con lo Stato, perché un'altra delle grandissime differenze è che i partiti cattolici che governano per esempio in Germania, che governano in Belgio, non sono dei partiti confessionali come la Democrazia Cristiana. Forse bisognerebbe riflettere qual è il rapporto della Democrazia Cristiana con lo Stato e con la democrazia, o con la nuova democrazia in cui è così centrale il ruolo dello Stato. Per il resto sarebbero molte le cose. Un'ultima cosa, visto che la nostra tavola rotonda si intitola illusioni ideologiche. Beh, questo naturalmente è centrale perché è sempre in paragone con quanto avveniva negli altri partiti socialisti. Il Partito Socialista Italiano alla Bad-Bovesper non ci arriva mai, o perlomeno non ci arriva negli anni 60 e forse inizia ad arrivarci alla fine degli anni 70, e che significa appunto che un partito socialista non è un partito socialdemocratico. Due cose e chiudo. Uno è il fatto di dire: ma in realtà le riforme di struttura di Lombardi non erano questo ideologismo minaccioso di cui parla Cappagna. Sì e no, nel senso che a me è sembrato anche abbastanza lucido Riccardo Lombardi quando, interrogato da un giornalista straniero che gli diceva: ma come mai noi europei stiamo abbandonando le strade delle nazionalizzazioni, perché voi dopo 10 anni riprendete la strada delle nazionalizzazioni? Beh, Riccardo rispondeva: dobbiamo dare una lezione al capitalismo monopolistico. Ovviamente è una battuta, però è una battuta che dice molto. L'altro argomento di riflessione che ci dice in fondo qual è il profondo radicamento ideologico è il famoso perché nel 1956 l'incontro fra Nenni e Sara Cataprasnian non ha l'esito che aveva, perché è diverso poi andare al 66-67 e vedere quali erano le basi dell'unificazione socialista, ma parla 10 anni prima, nel 1957, beh, sarebbe stato diverso, e non avviene per molti motivi, uno dei quali sembra che venga sempre trascurato. Se si vanno a vedere le carte dell'Internazionale Socialista ad Amsterdam di quel periodo, viene fuori che Nenni diceva: sì, voi ci spingete nelle braccia dei socialdemocratici, ma ce li date i soldi, perché se ci spingiamo nelle braccia dei socialdemocratici noi perdiamo i finanziamenti russi. Grazie. Allora, ringraziamo anche Simona Colarizzi e direi che da programma ci meritiamo una pausa per il pranzo e ci ritroviamo sugli stessi schermi tra un'oretta circa.